A lavorare questo progetto con questo filato che è il Mohair Shrimp ed è un filato eh, in ehm, 25% mohair, 28% poliammide e 47% acrilico. È un filato morbidissimo per il quale vengono consigliati dei ferri numero 4 mm. Io andrò a lavorare a doppio capo perché mi piace che il progetto venga più caldo e eh, con l'uncinetto numero 6. Quindi vedete doppio capo, partiamo col montare le catenelle. Questo eh, progetto per essere realizzato può eh, avere la misura che più desiderate perché quindi più catenelle monterete eh, più verrà lungo il vostro, eh, il, la vostra mantellina. Uh, ovviamente dovete seguire un multiplo, questo multiplo per ottenere poi uh, il motivo a buchi, traforato quindi, uh, è uh, di 8, quindi il multiplo è di 8 più 6 catenelle uh, aggiuntive. Quindi io vado a montare, nel mio caso per una taglia ml, uh, quindi comunque viene una mantellina abbastanza morbida e ampia, vado a montare 46 catenelle. Quindi montate le mie 46 catenelle devo andare a lavorare la prima maglia alta cosa faccio aggiungo 2 catenelle che insieme alla 46esima quindi la terza all'uncinetto saranno la nostra prima maglia alta quindi vado nella quarta catenella dall'uncinetto e vado a lavorare quello che sarà il secondo punto alto perché ovviamente il primo come ho appena detto viene sostituito dalle 3 catenelle Vado a lavorare a punto alto per tutto il giro, quindi alla fine del giro, di questo primo giro, devo ottenere 46 maglie alte. A questo punto ho lavorato non solo il primo giro, ma altri tre giri aggiuntivi a maglia alta quindi 46 maglie per quattro giri avanti e dietro girando il lavoro, semplicemente non ve l'ho fatto vedere appunto perché è facilissima la lavorazione a punto alto quindi non, non c'era la necessità. Adesso faccio 3 catenelle come per ogni giro quando devo mm, voltare il lavoro, faccio 3 catenelle in sostituzione del primo punto alto. Salto il primo punto alto e lavoro il secondo ad ogni giro eh, questo sarà invece il giro il quinto nel quale andiamo ad iniziare il nostro eh, motivo traforato quindi a questo punto vado a lavorare il mio eh, secondo punto alto perché il primo quindi è sostituito dalle 3 catenelle e vado a fare 2 catenelle salto due punti sottostanti e dal terzo vado a lavorare 6 maglie alte 1 Due, tre, quattro, cinque e sei. Nuovamente due catenelle salto due punti di base e 6 maglie alte faccio questo lavoro per tutto uh, questo giro e alla fine terminerò come ho iniziato quindi con due maglie alte andate appunto alla fine del giro facciamo due catenelle aggiuntive dopo le 6 maglie alte salto 2 maglie di base e nelle ultime due vado a lavorare 2 maglie alte quindi termino proprio come ho iniziato il mio giro per i prossimi due giri andrò a lavorare semplicemente tutto a maglia alta e vi mostro subito come fare perché abbiamo quindi fori nei quali dobbiamo andare a lavorare le maglie alte. Uh, 3 catenelle giriamo il lavoro in sostituzione della prima maglia alta, la seconda la lavoriamo e arriviamo alle uh, due catenelle dove abbiamo saltato due punti alti nel giro precedente. Non facciamo altro che entrare nel foro e lavorare le due maglie alte lavorate, saltate scusate nel giro precedente poi le prossime 6 maglie alte le andiamo a lavorare tutte per come si presentano quindi una maglia alta su ciascuna maglia alta arrivate nuovamente al foro 2 maglie alte all'interno del foro proseguite in questo modo per tutto questo giro arrivato al termine di questo giro il prossimo giro sarà una maglia alta su ciascuna maglia alta molto semplicemente a questo punto dopo aver terminato anche il giro uh, di maglia alta, quindi tutte le maglie lavorate a maglia alta. Andiamo a lavorare un altro giro dove avremo appunto la traforatura. Questa volta però eh, non faremo eh, il traforato sul traforato, adesso ve lo faccio vedere nel pannello che ho già lavorato, ma sfalseremo i nostri buchi, quindi li faremo venire diciamo in maniera eh, non corrispondente, ma vi faccio vedere direttamente nel pannello che è più facile da comprendere. Ecco nel pannellino che ho appena lavorato noi siamo qui, abbiamo lavorato questo secondo giro e il primo giro eh, traforato. Adesso andiamo a fare questo altro giro. Vedete che i fori non corrispondono, non sono uno sull'altro, ma sono sempre alternati. Per fare questo dobbiamo andare a lavorare nello stesso identico modo, però dobbiamo... Ehm, non iniziare come eh, nel giro dove abbiamo fatto il traforato, quindi con 2 maglie alte, ma iniziare con 6 maglie alte, quindi 3 catenelle, voltiamo il lavoro, queste 3 catenelle ci sostituiscono la prima maglia alta, saltiamo quindi la prima e dalla seconda maglia alta lavoriamo altre 5 maglie alte per un totale appunto di 6 maglie alte. Arrivati a questo punto invece proseguiamo come per il giro precedente eh, dove abbiamo i buchi, i fori, quindi 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e lavoriamo altre 6 maglie alte. Ancora 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e eh, dalla terza in poi andiamo a lavorare altre 6 maglie alte. Questo lo facciamo fino alla fine di questo giro. Bene, arrivati alla fine del giro, abbiamo lavorato l'ultima delle sei maglie, perché come iniziamo finiamo, vi ricordo, in questo caso abbiamo iniziato con sei maglie, finiamo con sei maglie, nella, eh, la lavoriamo nella terza catenella del giro precedente, quella che ci sostituiva la prima maglia alta. A questo punto sarà semplicemente un ripetersi di questo procedimento. Eh, dobbiamo adesso andare a lavorare il giro tutto a maglie alte, eh, lavorando le due maglie saltate all'interno del foro. Eh, che si è formato eh, e poi un altro giro, tutto a maglie alte, proprio come abbiamo fatto dopo il primo giro traforato. Nuovamente andiamo a ripetere lo schema riprendendo la traforatura, però, eh, dalla eh, come abbiamo fatto nel primo giro: quindi due maglie due saltate e eh, facciamo il foro e passiamo a lavorarne 6 e finiamo con 2 poi di nuovo due giri pieni quindi 2 di maglie alte e 1 con la traforatura sfalsata quindi iniziando stavolta con 6 maglie alte facendo poi i fori quindi 2 catenelle saltando 2 maglie 6 maglie alte e così via e finendo appunto come abbiamo iniziato con 6 maglie alte io avendo già fatto il primo pannello adesso vado a lavorare il secondo proprio come il primo. Eh, quanto lavorare? Nel mio caso, quindi per la taglia eh, ML, quindi vado a lavorare un totale di giri che mi permettano di avere, quindi sempre mantenendo quello schema, 8 volte la traforatura. In che senso? Vedete 1 2 3 4 5 6 7 8. Dopo eh, l'ottavo giro di traforatura andrò a fare 4 giri a maglia alta eh, semplice per come ho appunto iniziato. Quindi proseguo in questo modo e poi ci vediamo per la lavorazione delle maniche. Eccomi tornata col mio lavoro al, quasi al termine, eh, la mia seconda parte della mantellina, quindi il mio secondo pannello, è terminato come vi dicevo precedentemente con quattro giri a maglia alta. Adesso io da un lato ho già fatto il pezzetto della manichetta eh, che verrà eh, lavorato anche dall'altro lato, adesso vi mostro come. Eh, vedete so, non sono nient'altro che 5 giri a maglia alta per soltanto eh, i primi 20 punti alti quindi ehm, dopo averlo fatto da una parte lo andiamo a fare anche dall'altra anche se è semplicissimo dicevo vi mostro eh, come fare vi attaccate al primo punto alto con il nuovo filo in questo caso e andiamo a fare 3 maglie 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta poi andiamo a lavorare altre 19 maglie alte, una su ciascuna maglia alta sottostante. Finiti quindi di lavorare anche i nostri eh, 5 giri di manichetta, ovviamente io ne faccio 5, però poi voi potete decidere di farne quanti più volete in base a quanto vorrete eh, cadente la vostra manichetta e, e lo stesso vale per eh, la eh, larghezza del pannello, ecco, potete seguire il pattern facendo più o meno giri, dipende dalla dimensione che vi serve ed anche dal filato che andrete ad usare, perché poi alla fine eh, un filato e un uncinetto più o meno spessi possono rendere eh, diversa la lavorazione in fattore di centimetri è pur vero che comunque è un uh, capo oversize quindi eh, molto molto morbido ecco. andiamo quindi a chiudere il lavoro, catenella aggiuntiva, tagliamo il filo e, e a questo punto non ci resta che cucire i due pannelli per dar vita alla nostra mantellina vera e propria alla fine, quindi, otterremo questa mantellina a T. Ho sovrapposto i due pannelli, quindi le due lavorazioni separate, e ho deciso quanto voglio ampio il, eh, lo spazio per il passaggio della testa, quindi lo scollo. Eh, nel mio caso, ho deciso di farlo dalla, eh, per darvi una misura indicativa dal secondo foro, eh, ecco, vedete, qui c'è. Il primo giro traforato, e qui abbiamo il secondo. Quindi proprio nel giro del secondo foro da una parte e qui nel giro del secondo foro dall'altra parte. Ovviamente, per segnare il tutto ho eh, messo dei marcapunti e anche per tenere le due parti ferme. La stessa cosa ho fatto alla fine delle maniche e in fondo alla mantellina, perché adesso andremo a cucire a maglia bassa come abbiamo visto varie volte nei tutorial, eh, andiamo a cucire proprio queste parti qui, la parte della manica sotto la manica, quindi lo scalfo e poi andiamo lungo eh, i fianchi da una parte e dall'altra, quindi andremo a cucire a maglia bassa tutta questa parte qua, ovviamente lasciamo libera la parte della manica. E andiamo a cucire anche quest'altra parte, lasciando poi alla fine libera questa parte qui, che è la parte dello scollo. Quindi adesso vado a cucire lungo tutta la mia mantellina e poi la rivolterò per far sì che eh, la cucitura sia dalla parte interna. Ed ecco la nostra mantellina eh, con le maniche corte terminata, io l'ho eh, messa così sul manichino perché è così che la indosserò sopra un dolce vita e, e magari con una cinta in vita per segnare il punto vita oppure anche sciolta, quindi proprio come se fosse una mantellina. È molto leggera però caldissima e vedete che ha qui il proprio il peletto della, del mohair. Ed è però morbidissimo al tatto. Così invece è indossata sciolta, quindi semplice, e eh, quindi una classica mantellina, però con delle maniche. Quindi una comodità in più. Detto ciò il tutorial è terminato, io spero che questo progetto per quanto semplice vi sia piaciuto. Se lo realizzate e vi piacerebbe rendermi partecipe dei vostri lavori realizzati anche ad esempio con altri dei miei tutorial, sapete che mi trovate sul gruppo Facebook Tempo di Crochet e, e ovviamente vi lascio come al solito tutti i link utili giù nell'info box. Io quindi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video tutorial.